L'avventura di oggi ha inizio la vigilia di Natale. Il Polo Nord. Allora, siamo quasi arrivati. Sì, Tata, tra poco sorvoleremo il Polo Nord. Non potremmo incontrare Babbo Natale? No, Holly, non possiamo, perché noi non atterriamo mai al Polo Nord. Ci limitiamo a lanciare i giocattoli con il paracadute. È Babbo Natale che li raccoglie? No, i giocattoli vengono raccolti dai... Goblin? No, non goblin. Si chiamano elfi artici. Goblin, folletti, come ti pare? Mio fratello è un elfo artico. Non sapevo che avessi un fratello. Oh, sì. In realtà è il capo degli elfi artici. Chiamata per gli elfi artici. Rispondete, qui volo 1001. Ti riceviamo forte e chiaro, volo 1001. Per favore, scarica i giocattoli. Ricevuto! Giocattoli in arrivo! Possiamo tornare indietro? È un peccato non aver potuto vedere Babbo Natale! E nemmeno gli elfi artici! La cosa positiva è che ritorneremo in tempo per il banchetto! Oh sì! Il banchetto degli elfi e delle fate! A mezzanotte! Con musica e balli! E tante lanterne! Per dindirindina, l'aereo fa uno strano rumore. Non è rotto, vero? Ma certo che no, Tata. Questo aereo è stato costruito per fare ben 1000 voli. Tu! Questo è il volo numero 1001. Oh, guarda! L'aereo sta perdendo un sacco di ingranaggi! Stiamo precipitando! Perfetto, siamo atterrati sani e salvi. È stata una fortuna. Fortuna? Siamo bloccati al Polo Nord. Ma ora forse potremo incontrare Babbo Natale. E anche gli elfi artici. Immagino che vedremo addirittura dei pinguini. Ah, io adoro i pinguini. Tata, i pinguini vivono al Polo Sud, mentre questo è il Polo Nord. Cosa sono quelli che vengono verso di noi? Pinguini! Non sono pinguini, sono elfi artici. E lui è mio fratello gemello. Ehi, ciao fratellino, come va? Ciao, ciao. Quindi voi due avete esattamente la stessa età? No, io sono il più vecchio. Ma siete gemelli, no? Sì, ma io sono più vecchio di mio fratello di ben 3 minuti. Oh, è un'eternità, certo. Io sono il più vecchio e più saggio elfo. Quando voi piccini avrete smesso di bisticciare, forse il più saggio potrebbe trovare il modo di rimandarci a casa. Potremmo provare a chiedere aiuto a Babbo Natale, magari... È una splendida idea. Ora seguitemi tutti quanti. Vi porterò a casa di Babbo Natale. Wow, Babbo Natale! Forse, Tata Susina, se sarai fortunata potrai vedere un pinguino. Violetta, mi presti la bacchetta magica? Ok. Oh, guarda, vecchio saggio elfo, un pinguino al Polo Nord. Oh, bella trovata, brava, Tata Susina. Che c'è? Guardate, Gastone non si muove più. Molto interessante. Gastone è rimasto congelato. Oh no! Dobbiamo portare la coccinella in un posto caldo. Già, gli insetti non amano l'inverno. Eccoci arrivati. Questa è la casa di Babbo Natale. Sembra proprio un panettone. Oh, meravigliosa! È vero, fratellino. Sai, l'ho costruita io. Beh, quando ho detto meravigliosa, volevo dire che non è niente male. E questo è lo studio di Babbo Natale. Possiamo mettere la coccinella a scongelare davanti al fuoco. Queste sono le pantofole di Babbo Natale. Certo, sono sue. Wow, i suoi piedi sono più grandi di tutti noi. Gastone si è scongelato finalmente, come prima. Gastone è tornato.
Cassa 571 consegnata. Oh, grazie, fratellino. Certo, sarebbe tutto più semplice se il prossimo anno ci faceste avere gli ultimi giocattoli prima della vigilia di Natale. Cosa? Almeno io i giocattoli li fabbrico. Tu ti limiti a incartarli. Ah, ma incartare i giocattoli è un compito importante. Quando diventerai vecchio e saggio come me, forse lo potrai comprendere. Non sei affatto più saggio di me. Sono più grande di ben 3 minuti e lo resterò per sempre. A proposito di incartare i regali, non è che qualcuno dovrebbe mettersi a farlo? È la vigilia di Natale. Oh, santo cielo, è vero. Tutti alla macchina incarta regali, presto. Questo era l'ultimo regalo dell'anno da incartare. Finalmente siamo in vacanza. Urrà! Vi abbiamo portato un'altra cassa di giocattoli da incartare. Mi dispiace per le vostre vacanze. È tutto ok. Agli elfi artici piace incartare i regali e noi siamo... Oh no! Elfi artici! Vi abbiamo portato robot giocattolo, bambole, razzi spaziali e macchinine. Non male. Complimenti, hai fatto un ottimo lavoro, fratello. Oh, ti ringrazio, fratello. Quando i regali sono incartati, chi è che li consegna? Ho, ho, ho! Naturalmente li consegno io. Wow, è Babbo Natale! È un piacere conoscervi. Ho sentito che siete nei guai, è vero? Sì, non sappiamo come tornare a casa, signore. Dovrò fare un po' di viaggi stanotte. Posso darvi un passaggio, se volete. Va dalla nostra parte? Beh, io vado da tutte le parti. Evviva! Ace picchia, questo pinguino è lontano da casa, è molto. È meglio dare un passaggio anche a lui. Ho, ho, ho! E il mondo me ne va! Ci sono dei regali anche per la nostra amica Lucy? Lucy? È una bambina che conosciamo. Ma certo che ci sono dei regali anche per lei. Chissà perché fanno sempre dei comignoli così piccoli. Possiamo consegnare noi i regali, se vuole. Oh, grazie. Allora, per favore, mettete questi regali nella calza di Lucy. Non dimenticate il mandarino! Arriva qualcuno! State fermi! Fingete di essere delle statue! Che strano. Alcune delle decorazioni sono cadute dall'albero. Questo piccolo elfo va messo qui. E il posto di questa fatina è sulla cima dell'albero. Abbiamo corso un bel rischio. Andiamo a consegnare a Lucy i suoi regali. Stasera ci sarà il banchetto degli elfi e delle fate. Con della bellissima musica. E lanterne appese agli alberi. Che bello, ragazzi. È davvero fantastico. È meglio che andiamo. Babbo Natale ci aspetta sul tetto. Babbo Natale è sul mio tetto? Wow. Buon Natale, Lucy. Buon Natale a tutti. Oh, eccomi qua. Non è che per caso c'era qualcosa da mangiare per il vecchio Babbo Natale? Sì, un tortino alle noci. Delizioso. E c'era anche da bere. Ancora meglio. Non possiamo dare inizio al banchetto finché gli altri non saranno tornati. Va bene, ma dove sono? Ciao a tutti, siamo tornati. Babbo Natale ci ha dato un passaggio sulla sua slitta.
Grazie, Babbo Natale. Vuole restare con noi per il banchetto degli elfi e delle fate? Purtroppo non ho tempo. Questa notte devo consegnare i regali a tutti i bambini del mondo. E quanti regali hai consegnato finora? Uno. Bravo, buona fortuna. Vi ringrazio. Buon Natale a tutti! Bene, ora che siamo tutti qui, il banchetto può iniziare. Urrà! Il Natale di Ben e Holly, seconda parte. È la vigilia di Natale e tutto pare aver preso la piega sbagliata. La regina Cardo è impacchettata in un regalo di Natale. Re Cardo è intrappolato in un paccotto col botto. Sono il re! Qualcuno mi faccia uscire! E il vecchio saggio elfo è bloccato in un albero di Natale. Messo in vendita in un negozio? Questo è davvero umiliante! E oltretutto c'è gente grande ovunque! Wow! Quanta gente grande c'è qui dentro! Dobbiamo rimanere in silenzio! Nessun problema! Gli elfi dei pini sono bravi a tacere! E noi siamo elfi dei pini! State nascosti! Tata, come mai un sacco di adulti sono scomparsi? Re Cardo, la regina Cardo, tutti gli elfi dei pini... E il vecchio saggio elfo! Sì, non va bene affatto. Pronto? Sono io, il vecchio saggio elfo! Perché parli piano? Ascolta attentamente, è la vigilia di Natale e questa notte Babbo Natale consegnerà i regali a tutti i bambini del mondo. Il mio compito ogni Natale è tenere traccia dei suoi spostamenti e assicurarmi che tutto proceda bene, capisci? Ma quest'anno purtroppo mi sarà un po' difficile. Quindi qualcun altro dovrà occuparsi di seguire Babbo Natale. Una persona responsabile. Io lo faccio io! Io! Ok, Tata Susina, ma non combinare guai! Oh, attenti, pericolo! Gente grande in arrivo! Sapete? Non vedo l'ora di trascorrere un tranquillo Natale in famiglia, senza nemmeno l'ombra di fate ed elfi. Bene, papà! Oh, mi piace quest'albero di Natale! Sì, Lucy. Prendiamo questo. E anche qualche paccotto col botto. Tiratemi subito fuori da questo paccotto! Voglio uscire di qui! Oh no! E adesso dove andiamo? Allora, dov'è esattamente questo alto comando segreto di controllo degli elfi? Nel grande albero degli elfi! Ascoltatemi tutti! Il vecchio saggio elfo non potrà essere qui oggi e mi ha assegnato il comando! Sì, signora! Questi pulsanti a cosa servono? Ah, non tocchi niente! È tutto automatizzato! Oh. Sullo schermo c'è il mondo intero e quel punto lampeggiante mostra dove si trova Babbo Natale! È al Polo Nord! Esatto, Holly! Sta per partire! Ho, ho, ho! Ottimo! Tutti i regali sono impacchettati! Che cos'era quella vocetta stridula? Oh, beh, credo sia ora di andare. Oh, oh, oh! Oh, forza, andiamo! Guardate, Babbo Natale è partito! Certo, deve consegnare i regali a tutti i bambini! A tutti i bambini, compresa la nostra amica Lucy! È chiaro! Vorrei tanto sapere cosa sta facendo Lucy! Fatto! Tutte le decorazioni sono sull'albero. Appendiamo anche un paccotto col botto. Wow, wow. Qui dentro che cosa ci sarà? Lo metterò qui. Ecco. È il momento di accendere le luci. Oh. Cos'è quella luce lampeggiante? Sei proprio tu, vecchio saggio elfo. Oh, ciao Lucy. Mamma di Lucy, buonasera. È un piacere rivedervi entrambe. Ma, vecchio saggio elfo, cosa ci fa nel nostro albero di Natale? Questa in realtà è una lunga storia. Vedete, gli elfi dei pini vivono nel grande pino ed è successo... Un momento, che cosa sono gli elfi dei pini? Noi siamo elfi dei pini!
santo cielo! Forte! Abbiamo gli elfi dei pini nell'albero di Natale! È meraviglioso, ma ora credo sia meglio che tutti voi restiate nascosti. Quando vede la gente piccola, il papà di Lucy diventa nervoso. Qualcuno qui ha detto gente piccola? Ve l'ho già detto, non vedo l'ora di trascorrere un normale Natale in famiglia, solamente noi tre, senza nemmeno parlare della gente piccola. Ma certo, caro. Comunque, si sta facendo tardi, è ora che tu vada a dormire. Babbo Natale non verrà finché non sarai addormentata. Ok. Fa dei bei sogni, Lucy. Buonanotte. Chissà dove sarà Babbo Natale in questo momento. Come vedete, Babbo Natale ha consegnato i regali a quasi tutti i bambini del mondo! Bene, una volta consegnato l'ultimo, potremo andare a dormire. Guardate, Babbo Natale sta per arrivare a casa di Lucy! Questo è l'ultimo regalo da consegnare. Questa poltrona sembra molto comoda, mi siederò qui un minuto. Non mi devo addormentare, ma non succederà nulla se chiuderò gli occhi solo per un momento. Il puntino ha smesso di muoversi. Vuol dire che Babbo Natale è ancora a casa di Lucy. Guardate, sta dormendo. Lo dobbiamo svegliare. Andiamo presto, salite tutti sull'elicottero. Spero solo di riuscire ad arrivare prima che Babbo Natale venga scoperto! Guarda, mamma! Un regalo, hai visto? Buongiorno! Noi tutti vorremmo augurarvi uno splendido Natale! Felice Natale! Grazie, buon Natale! Lucy! È papà! Dubito che prenderebbe bene tutto questo. Nascondetevi, tutti quanti! Cosa? Chi deve nascondersi? Buongiorno e buon Natale! Prendi un pacchetto col botto! Tiratemi fuori! E adesso diamo inizio al nostro Natale normale in famiglia. Nessuna strana roba magica! Finalmente sono fuori da quel pacchetto! Come? E quello che cos'è? Quello è Riccardo! È un nostro amico, viene dal piccolo regno, papà! Ah! Altra roba magica! Sta succedendo di nuovo! Salve, papà di Lucy! Salve! Mi permetta di leggerle il biglietto nel pacchetto col botto. Che cos'è che si trova al Polo Nord e ha due gobbe? Un cammello che si è perso! Bella, non è vero? Già! E lo credo, l'ho scritta io! Lucy, non hai ancora aperto il tuo regalo. Oh, è vero! Wow, che bello! Un piccolo castello delle fate! Ciao, Lucy! Regina Cardo, cosa ci fate nel mio regalo? È un po' complicato, ma la cosa fondamentale è che questo non è un giocattolo! È il vero piccolo castello che è stato rimpicciolito! Voi state bene? Starò bene quando tornerò alle mie dimensioni normali! Per caso ci sono altre di voi, fate da queste parti? Che cos'è questo rumore? Ah! Salve, papà di Lucy! Ciao, ciao! Papà! Mamma! Tesoro! È un piacere vedervi! Ci siete tutti adesso? Ci sono gli elfi dei pini nell'albero! Elfi dei pini? Che sarebbero? Noi siamo elfi dei pini! Vivono nel nostro albero di Natale! Elfi dei pini? Certo, è chiaro! Come ho fatto a non pensarci? Beh, accipicchia! Sembra che oggi tutto il piccolo regno si sia riunito qui a casa nostra! Ehi, buongiorno! Buongiorno! Abbiamo sentito dire che la festa di Natale quest'anno si terrà a casa vostra! Noi siamo gnomi, comunque! Sembra avremo anche degli gnomi come ospiti! Già! Oggi siete proprio fortunati! Buongiorno, gente grande! Tanti auguri di buon Natale dal pianeta Bong! Alieni, elfi, fate, gnomi!
Ora manca soltanto Babbo Natale. Wow! Babbo Natale in persona, qui nella nostra casa! Cosa? Ma che cosa? Quello che mio marito sta cercando di dire, in realtà, è: per favore, unitevi a noi per pranzo! Urrà! Buon Natale, mio caro papà! Ah, buon Natale anche a te, Lucy! Un felice Natale a tutti quanti, grandi e piccoli! L'avventura di oggi ha inizio al grande albero degli Elfi, la vigilia di Natale. Neve! Forza, Elfi, sbrigatevi! L'aereo deve partire al più presto! Ricevuto! Caricate il motore! Bene, signor Elfo, pronti alla partenza! Caricate il motore! Sì, vecchio saggio! Cosa succede qui? Papà sta partendo per un viaggio di lavoro. E dove sta andando? Deve arrivare fino al Polo Nord. Fino al Polo Nord? Certo, il signor Elfo sta partendo per fare l'ultima consegna di giocattoli a Babbo Natale. Oh! Controllo, qui Volo 1000, pronto al decollo. Controlli effettuati, Volo 1000, sei autorizzato al decollo. Ricevuto, passo e chiudo. Consegnate i giocattoli a Babbo Natale? Perché? Ma scusa, ma da chi credi che li faccia costruire tutti i suoi giocattoli? Dagli Elfi? Sì, esatto, da noi Elfi! Ah! Gli Elfi lavorano tutto l'anno sottoterra, nella fabbrica degli Elfi, per costruire i giocattoli. E poi, a dicembre, il papà di Ben vola fino al Polo Nord e... consegna i giocattoli a Babbo Natale! Atterra al Polo Nord e incontra Babbo Natale! No, non atterra mai! Lancia i giocattoli con il paracadute! Poi Babbo Natale incarta i giocattoli e con la sua slitta li consegna ai bambini di tutto il mondo! A tutti quanti i bambini! Anche alla nostra amica Lucy! Oh, certo, anche a Lucy! Mi piace tanto il Natale! Con la neve, però! Sì, è vero! Vorrei tanto che nevicasse adesso! Già, è la vigilia di Natale! Perché non nevica, vecchio saggio? È il momento delle previsioni del tempo, ragazzi! E sarai tu a farle! Certo! Useremo il mio rivelatore del tempo degli Elfi! Wow! Quella macchina può dirci se nevicherà oppure no? Naturalmente! E com'è che funziona? Ascolto il tempo attraverso questo cornetto acustico gigante. Pensate, è così sensibile che posso sentire una farfalla che sbatte le ali in Africa. Riesci a sentire qualche farfalla? Ah! Non devi urlare nel cornetto acustico! Scusa, vecchio saggio elfo! Adesso, per favore, state un po' zitti. Ah, interessante. Che cos'è? Una farfalla? No, riesco a sentire il tempo. E allora che tempo farà? Potrebbe essere soleggiato o piovoso, con un bel cielo sereno o nuvoloso. Nevicherà oppure no? Posso dire di sicuro che potrebbe, ma vi dico anche che forse no. Oh! Ci sono! Chiediamo a Tata Susina se nevicherà o no! Perché chiederà Tata Susina? La Tata sa prevedere il futuro! Ah, questo voglio proprio vederlo! Tata Susina! Tata Susina! Tu puoi prevedere il futuro, non è vero? Sì, certo, Holly! Ci puoi dire se nevicherà oppure no oggi? Sì, basta usare il mio globo prevedi nevicate per saperlo. Certo, sì. Guarderai nella tua palla di cristallo e quella ti rivelerà il nostro futuro, immagino. No, basta agitarla, vedi? Così. Ecco fatto. Oggi nevicherà. Urrà! No, aspetta un momento. Com'è possibile che questo
a fare predica il tempo. Non si è mai sbagliato. E che cosa succede se lo scuoti in estate? Non lo so, ovviamente non ho mai provato in estate. Sarebbe sciocco, non credi? Ma non puoi dire esattamente quando comincerà a nevicare, giusto? Certo che posso, comincerà proprio adesso. Né pero né melo. Ehi, quello è barare. No, non lo è, ma neve dal cielo. La tata ha fatto nevicare. Dai, andiamo a vedere. Cosa? Ma dove è finita la neve? Ah! Tata Susina! Sta nevicando in casa. Wow! Neve! Avanti, ragazzi, giochiamo! Oh, tata Susina! Sta nevicando nel nostro salotto. È opera tua questa? Sì, ma certo. Qui dentro ci si siede in poltrona e si legge. La neve deve stare là fuori. Oh, dentro, fuori? Che cosa cambia? Tata Susina, sei licenziata. Non siate sciocco. Finché non controllerai i tuoi incantesimi, io ti sequestro la bacchetta. Ma la neve non potrò... Non un'altra parola. Oh. Forza, fuori tutti! Adesso che papà ha preso la bacchetta di tata Susina, lei non potrà più far nevicare, purtroppo. Avremo un Natale senza neve, che tristezza. Coraggio, c'è sempre la possibilità che si metta a nevicare. Sento un rumore nel cielo. È neve, per caso? No, guardate, è l'aereo degli elfi. Papà è tornato dal Polo Nord. Ah, e anche l'ultima consegna è fatta. Hai visto la neve al polo? Certo, moltissima. A sufficienza da bastarmi per tutta la vita. Ha finito il suo lavoro, signor Elfo. Significa che è in vacanza. In vacanza? Per l'amor del cielo, no. È la vigilia di Natale. Devo preparare il banchetto degli elfi e delle fate di stasera. Oh sì, il banchetto di mezzanotte degli elfi e delle fate. La vigilia di Natale. Con musica. E canti. E lanterne. Già, e purtroppo le lanterne non si appendono da sole. Al lavoro! Fermo, signor Elfo. È il momento di fare una pausa e riposare. Riposare? Durante l'anno non hai fatto altro che lavorare. Quindi adesso siediti e rilassati almeno 5 minuti. Oh, ne ho al massimo 3. Tu lavori troppo, tesoro mio. Agli elfi piace molto lavorare. E io sono un elfo. Oh, cielo, hai veramente bisogno di rilassarti. Coraggio, prova a dire sono in vacanza. Beh, ok. Sono in... vacanza! Ah, è piacevole. Sì, pronto? Qui vecchio saggio. Chi parla? Sono Babbo Natale, vecchio saggio. Oh, mi dica, signor Natale. A quanto pare si sono persi alcuni giocattoli. La cassa 571 è scomparsa. Cassa 571? Ho bisogno di quei giocattoli prima di stasera. Se no, parecchi bambini rimarranno senza regali di Natale. Non si preoccupi, signor Natale. Giuro che la cassa arriverà in tempo. Gliela consegnerò personalmente. Cassa 571? Può essere ovunque, non la troveremo mai. Non è questa la cassa, papà? Quella su cui c'è scritto il numero 571? Cosa? Bravissimo, Ben! Sei riuscito a trovarla. All'aereo degli elfi! Si parte immediatamente! Beh, è stata una bella vacanza finché è durata. Signor Elfo, sta tornando al Polo Nord! Porti anche noi! Possiamo venire, papà? Per favore, signor Elfo! Non importa chi viene con me, ma bisogna partire subito! Urrà! Fantastico! È meglio che mi faccia ridare la bacchetta da Riccardo. Non c'è tempo per questo. Dobbiamo consegnare quella cassa a Babbo Natale prima possibile. C'è in gioco l'onore degli elfi, tata. Pronti al decollo, comandante! Forza, tutti a bordo! Ben, hai visto? Nevica! Oh, wow! Evviva! Te l'ho detto, il mio globo non fa mai errori.
cosa servono quei bottoni? Non toccare niente, ti prego, Tata Susina. Caricate il motore. Ricevuto! Pronti al decollo. Potete anche scordarvelo. Scaricheremo la cassa e ritorneremo a casa subito. Quindi non incontreremo Babbo Natale? Per l'amor del cielo, no! Questa è una missione. Non giocherete nella neve e di certo nessuno di noi incontrerà Babbo Natale. Seguiteci nella nostra prossima avventura. Giocheremo con la neve e incontreremo Babbo Natale. L'avventura di oggi ha inizio al grande albero degli Elfi. Il Natale di Ben e Holly. E chi è? Ah! Una persona grande! Salve, vecchio saggio! Non mi riconosce? Sono Babbo Natale! È proprio Babbo Natale! Perché è vestito in quel modo? Perché sono qui in incognito! Top Secret, avete presente? Oh. Quest'anno ho pensato di passare a vedere come stanno andando i preparativi per il Natale. È tutto sotto controllo, signor Natale. Abbiamo costruito un mucchio di giocattoli che lei potrà portare ai bambini di tutto il mondo. Case di bambole, palloni e orsacchiotti di peluche. Splendido! E il signor Elfo sta volando giorno e notte per consegnarle i giocattoli a casa sua, al Polo Nord. Ottimo, ottimo! E come vanno i pacchetti col botto? Le fate sono state incaricate di prepararli. Salve a tutti, abbiamo un visitatore! Ho, ho, ho! Ma certo, non mi avete riconosciuto perché sono in incognito! Oh, ma è Babbo Natale! Oh! Sì. Signor Natale vuole provare un pacchetto col botto? Wow, che bel botto! Sì, Tata Susina è incaricata dei botti. Non esagerare coi botti, Tata! Cosa? Ma quelli sono la parte migliore! Ecco perché prepariamo sottoterra i pacchetti. Proviamo un cappello di carta. Allora, come sto? È molto natalizio. Quest'anno i bigliettini sono particolarmente divertenti. Che cosa si ottiene incrociando un canguro con una pecora? Un maglione con le tasche. Papà, è davvero terribile. I biglietti nei pacchetti devono essere proprio così. Per questo li facciamo scrivere a Riccardo. E riguardo ai giocattoli? Quest'anno nei pacchetti abbiamo messo dei telefoni cellulari. Ma guarda, un telefonino! Funziona veramente? No, è soltanto un pezzo di plastica. E sottoterra i vari pezzi vengono messi nei pacchetti con la magia. Il signor Elfo ha già consegnato parecchi carichi di pacchetti col botto ai negozi. Bene! La gente grande li prende e li mette sugli scaffali. E quelle persone non hanno la minima idea che i pacchetti siano fatti dagli elfi e dalle fate. Proprio un bel lavoro! E come va con gli alberi di Natale? Gli elfi dei pini li hanno coltivati per tutto l'anno! Salve! Siamo venuti a vedere i vostri alberi di Natale! Ho, ho, ho! Salve, Babbo Natale! Che bei vestiti! Che moda segue esattamente? Questo dovrebbe essere un travestimento! Quanti bellissimi alberi di Natale! Già, gli elfi dei pini sono bravi a farli crescere! E noi siamo elfi dei pini! Ci sono delle finestre. Sì, noi viviamo nella grande quercia mentre gli elfi dei pini abitano nel grande pino. Ogni elfo vive negli alberi. Solo il cielo sa perché.
come fate a portare gli alberi di Natale nei negozi? Una volta all'anno la gente grande viene qui e taglia molti di questi pini e non sanno che gli alberi di Natale sono stati curati e fatti crescere da noi, gente piccola. Ma che cosa succederebbe se tagliassero il grande pino? Impossibile, non c'è pericolo. Il grande pino è troppo grosso. Vedo che tutto in buone mani. Vi ringrazio, elfi e fate. Per noi è un piacere. È il momento che me ne torni al Polo Nord e che mi cambi d'abito. Non posso andare a consegnare i regali vestito così. Arrivederci. Arrivederci, Babbo Natale. Chissà dove ho parcheggiato la mia slitta. La gente grande dovrebbe arrivare da un momento all'altro per tagliare gli alberi. Eccoli, stanno arrivando! Non ci devono vedere! Presto, nascondetevi tutti dentro il grande pino! Non vi muovete di qui, ok? Io vado di sopra a dare un'occhiata. Chiudete le finestre! Bene, ora siamo completamente nascosti! Forza, ragazzi! Procuriamoci un po' di alberi di Natale! Coraggio! Cade! Cade! Fanno davvero un sacco di rumore! Nessun problema! Gli elfi dei pini sono abituati al rumore! ma non così tanto! Credo che abbiano finito. Fantastico! Hanno preso tutti gli alberi! Compreso il grande pino! Ah, ma dove è finito tutto il resto? L'ha portato via la gente grande! State tranquilli, il vecchio saggio elfo sistemerà le cose. Dov'è il vecchio saggio elfo? È per voi! Oh, pronto? Vostra maestà! È un vero disastro! Il grande pino è stato tagliato dalla gente grande e tutti gli elfi dei pini sono ancora qui dentro! Beh, se gli elfi si ostinano a vivere in un albero di Natale, cosa si aspettano? Vostra maestà, questo non è affatto d'aiuto! Su, andiamo! Non potrebbero vivere come tutta la gente normale, in un castello? Tata Susina, è l'ora del tè! Oh, vi ringrazio, Regina Cardo, collaudare i paccotti fa venire sete! Questo è il rumore di grandi piedi! Sta arrivando la gente grande! Non devono vedere il piccolo castello? Certo! Sì, ci sono! Si può rimpicciolire ancora! Restringiti, castello! Piccolo, piccolo, piccolo! Ottimo! Con un po' di fortuna la gente grande non lo noterà nemmeno! Ah! Tata Susina! Hai ristretto anche me! Oh! Gente grande in arrivo! Dove ho lasciato la mia slitta? Oh, e questo cos'è? Un castello giocattolo! Non sapevo neppure che gli elfi li costruissero! Non sono un giocattolo! Sono la Regina Cardo! Che cos'è questo rumore? Oh beh, porterò questo castello giocattolo con me al Polo Nord! Non vorrei che qualche povero bambino rimanesse senza regalo! Mi scusi, signor Natale! Ho ho ho! Forza, andiamo! Oh, cielo! Finalmente a casa! Oh, dov'è il mio castello? In qualche modo il castello si è ristretto da solo. Babbo Natale ha pensato che fosse un giocattolo e l'ha portato con sé al Polo Nord. Cosa? Beh, e se certa gente vive in abitazioni che sembrano dei giocattoli, allora e cosa può aspettarsi? La regina sistemerà tutto. Regina Cardo! Abbiamo un piccolo problema quassù. Potrebbe servirvi aiuto per risolverlo. Ma dov'è la regina? È sulla strada per il Polo Nord. In qualche modo si è ristretta insieme al castello. Capisco. Devo risolvere questo pasticcio da solo, allora. Diamo una telefonata a Babbo Natale. Ah, ecco un telefono. Ah, ah! Tiratemi fuori! Fatemi uscire da questo paccotto! Ancora un paccotto col botto da caricare? L'ultimo e poi si parte! Papà ci mette molto, non vi pare? Sono il re! Ah, degli altri paccotti col botto! È strano!
Nonno, non vedo mai chi viene a consegnarmeli. Oh, intrappolato in un paccotto. Oh, beh, almeno posso telefonare. Ah, già, non è un telefono, è solo un pezzo di plastica. Fatemi uscire di qui! Alberi! Ultima consegna di alberi di Natale! Wow, questo è veramente grandissimo! Sono rimasto bloccato in un negozio di giardinaggio! Quanto è imbarazzante! Ah, il Polo Nord! Devo subito prepararmi per le consegne di Natale! Un ultimo giocattolo da incartare! Non sono un giocattolo, sono la regina Cardo! Ah, aiuto! Fatemi uscire! Sono la regina! Re Cardo intrappolato in un paccotto. Il vecchio saggio elfo bloccato in un albero di Natale. La regina Cardo impacchettata come un regalo. Che cosa accadrà adesso? Non perdetevi la continuazione della nostra avventura di Natale!